Antonio Gramsci, che era il più bravo della classe, studiava, studioso, cioè c'era un sacco di tempo, ha preso per i piedi, le credo, può essere pure. Prova tu a studiare pure una poesia, ha preso per i piedi, però insomma, quello era Gramsci. Antonio Gramsci che vinse una borsa di studio per poter andare a studiare a Torino, dove viveva in una condizione così miserabile che si racconta, io penso sia anche vero, ma comunque per dire, che d'inverno, di notte, studiava camminando per non congelarsi i piedi. Gramsci, che fece un solo discorso come deputato in Parlamento e venne arrestato. Gramsci che rimase praticamente in galera per tutta la vita. Eppure è il Gramsci che oggi ricordiamo come quello che ci parla dell'ottimismo della volontà, il pessimismo della ragione, l'ottimismo della volontà. Pensare se Gramsci oggi fosse il Presidente del Consiglio, farebbe tutt'altro governo. Gramsci prenderebbe per esempio, non lo so, un poeta e lo metterebbe a fare il Ministro della Cultura. Gramsci farebbe così. Gramsci prenderebbe, non lo so, uno straniero. Ecco, uno preso a picconate, a vangate, a zappate in Ruanda, uno che si è salvato la vita dopo aver attraversato il deserto, che ha attraversato il mare in barca, si è fatto un anno e mezzo in un centro di internamento, che magari si è passato anche qualche giorno, qualche settimana, qualche mese in galera per un reato di clandestinità. Gramsci prenderebbe uno straniero e lo manderebbe in giro per il mondo a fare il ministro degli esteri. Non uno che il mondo sarebbe già girato tutto quanto parlando 50 lingue, ma uno straniero direbbe: Rebecca, noi siamo stranieri, e non siamo stranieri perché siamo italiani all'estero, perché siamo stranieri anche nel nostro paese, e quindi mandiamo uno straniero a parlare a nome nostro. Gramsci farebbe così. Gramsci prenderebbe come ministro, per esempio, della difesa, prenderebbe un pacifista, guarda un po', un pacifista, un chirurgo, per esempio, un cardiochirurgo, che invece di andare a guadagnare i miliardi nelle cliniche svizzere, va a salvare la gente, a curare i bambini, tutti, chiunque, se. In Africa, in Iran, in Iraq, un pacifista. Non come spesso succede nel vostro paese, cari compagni e cari compagni, dove i ministri diventano generali, militari, guardie. Oh, dico cari compagni e cari compagni, ma mettere un soldato come ministro della guerra, ma come chiamare un pedofilo a far bidello? Un piromane capo dei pompieri. Gramsci non farebbe così. Non farebbe così. Ministro degli interni, per esempio. Ministro degli interni. Gramsci prenderebbe, non lo so, un parente qualunque di una qualsiasi vittima di una qualunque strage di Stato. No? Bologna, Piazza della Loggia, Banca dell'Agricoltura 12 dicembre 1969 a Milano. Uno qualunque. E scomparirebbero tutti gli omissis, tutti i segreti di Stato. Gramsci farebbe così, no, un pazzo. Gramsci prenderebbe come ministro della giustizia la sorella di Giuseppe Uva, di Stefano Cucchi, la madre di Federico Aldrovandi, il figlio di Aldo Bianzino, la nipote di Franco Mastro Giovanni, poi ce ne stanno tanti, la lista è lunga. Una persona che può parlare di giustizia perché ha conosciuto l'ingiustizia. Gramsci farebbe così, ma Gramsci prenderebbe come ministro del lavoro anche semplicemente un lavoratore. Uno che ha lavorato mezza giornata, Uno che è disoccupato perché ci ha provato a lavorare. Uno qualunque. Gramsci farebbe così. E invece no, cari compagni, al potere ci stiamo noi e voi non contare un cazzo. È divertentissima questa cosa, veramente. Però noi, vedete, la comunità internazionale ci chiede di essere un tantino più educati. E io dico che, quello che dico sempre ai miei servi, permettervelo, con rispetto parlando, nel culo, non serve la volgarità, per forza. Basta un po' di pazienza e due dita di vasellina, perché il capitalismo è comunque, in ogni caso, comunque tu lo chiami, anche se dici che sono finite le ideologie, il capitalismo è comunque sempre quel grosso ombrello che vi infiliamo nel deretano.